Il tram è pronto e potrebbe entrare in servizio già da subito, certamente alla linea 1 di 5,5 km che collega la stazione centrale con il deposito di Roccella nella zona del Forum. Oggi anche la linea 2 di 5 km che collega Borgo Nuovo con la stazione Notar Bartolo ha eseguito i primi test e le prime verifiche. Anche la linea 3, sia quella A che collega il Ceppe alla linea 2 che quella B che collegherà Piazza Einstein a Corso Gradafimi attraversando via la Regione Siciliana è quasi pronta. Quando entrerà in servizio il tram? Noi entro qualche settimana completeremo tutte le prove, sono propedeutiche al rilascio del nulla osta all'esercizio da parte del Ministero dei Trasporti. Da quel momento l'esercizio ha completato il proprio lavoro e non è più un problema tecnico, è una volontà della proprietà se far iniziare o meno il servizio del tram per il trasporto dei passeggeri. Quindi lei sta dicendo che praticamente il vostro lavoro è assolutamente terminato e tra qualche giorno quindi poi spetterà al Comune mettere in servizio il tram? State vedendo con il fatto che oggi siamo arrivati a Notar Bartolo, siamo in fase finale di messa a punto di tutti i sistemi di bordo e di terra per garantire il trasporto dei passeggeri in totale sicurezza. Quindi questa è una linea, questa quella di Notar Bartolo, poi ce n'è già un'altra pronta, quella che va al Forum, poi manca soltanto la terza. La linea 1 è già in preesercizio da 2 settimane, quindi siamo ancora più avanti. La linea 2, 3 e 3B sarà pronta entro qualche giorno, quindi sicuramente entro la fine del mese di dicembre. Il tram rappresenta una sicurezza in più anche per i passeggeri contro i borseggiatori. Il tram sarà anche una sicurezza per i passeggeri? Assolutamente sì, perché il rotabile all'interno è provvisto di un certo numero di telecamere a circuito chiuso con registrazione, diciamo, sul modello ferroviario che registra evidentemente le azioni all'interno della cabina viaggiatori e nel caso di anomalia punta sull'evento anomalo, e questo ovviamente comprende tutte le anomalie che si possono verificare da parte di viaggiatori con cattive intenzioni. Lo stesso dicasi per le fermate, perché le fermate sono monitorate, sono provviste di telecamere e anche queste a circuito chiuso ovviamente, e le immagini vengono registrate e nell'eventualità sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per far entrare in servizio il tram si attende la politica, il contratto deve essere approvato dal Consiglio Comunale e i tempi non sembrano brevi. Il contratto del tram è arrivato in segreteria oggi, dice il Presidente del Consiglio Comunale Totò Orlando. La segreteria farà le verifiche e lo trasmetterà alla Presidenza. Poi io lo passerò alle commissioni che hanno 15 giorni di tempo. Infine arriverà in Consiglio Comunale per l'approvazione. In Consiglio si preannuncia battaglia. Il tram in questi giorni continuerà a girare vuoto.